causa delle forze di polizia hanno cominciato a fermarsi per assenza di benzina e di manutenzione, ma soprattutto per una precisa scelta politica del governo Prodi che ha tagliato le risorse per la sicurezza. La prima cosa che faremo, se ci darete il consenso per governare, è quella di ripristinare le risorse della sicurezza agli standard delle nostre ultime leggi finanziarie. Non si può garantire sicurezza senza investimenti e noi intendiamo le risorse per la sicurezza come degli investimenti, non dei costi, che garantiscano ai nostri poliziotti e carabinieri di svolgere la loro attività senza più angosce di quelle che già sono richieste dal loro lavoro. Intendono la sicurezza come qualcosa di realmente vicino alle esigenze della popolazione. Per questo riprenderemo l'esperimento che ha funzionato finché abbiamo governato noi del poliziotto e del carabiniere di quartiere. Per questo faremo rispettare le regole relative agli immigrati, che non sono una minaccia se entrano con permesso di soggiorno e se rispettano le nostre leggi, ma in assenza di questi requisiti il loro destino sarà o l'espulsione o il carcere quando abbiano commesso gravi reati. E ancora, noi intendiamo proseguire quel lavoro di lotta alla criminalità di ogni tipo, in particolare alla criminalità mafiosa. Abbiamo concluso la nostra esperienza di governo con la cattura di Bernardo Provenzano e intendiamo riprenderla, soprattutto con riferimento a quelle aree geografiche nel nostro sud che sono pesantemente interessate dalla delinquenza organizzata. Non vogliamo trascurare i rischi per la criminalità e per la sicurezza che derivano dal terrorismo internazionale e dal terrorismo interno, ma tutto questo esige una legislatura per la sicurezza che ponga al centro della vita quotidiana la tranquillità di tutti noi. Non può esserci sviluppo e anche sviluppo economico e finanziario se non si hanno le spalle coperte, e gli italiani questo lo meritano.